Questo è l'esempio che vi ho, che, a cui ho accennato leggermente prima, quello legato alla durata. Questo è uno studio di poche settimane fa, l'ho fatto un mese fa, e riguarda un effetto positivo nei confronti dell'obesità da parte di procendine estratte dalla mela. Il risultato diventa visibile solo dopo 20 settimane di trattamento. Prima delle 20 settimane di trattamento, non c'è nessuna modulazione favorevole della flora microbica intestinale e quindi non c'è nessun effetto reale, tangibile, nessun effetto, come dire, statisticamente significativo, per usare l'espressione che piace ai più tecnici. Va bene, qui schematicamente ho riassunto i punti che ho incontrato e che ho toccato fin qua. Con una domanda finale, a che dosi? Cioè, siamo partiti dicendo l'impostazione della ricerca è fatta in un certo modo e questo ci ha portato in alcuni casi a dare delle risposte che sono solo parzialmente corrette, cioè stiamo facendo i test nel modo giusto. La risposta sottintesa, ovviamente, neanche tanto sottintesa, è no. In realtà, uno studio preciso sui polifenoli dovrebbe seguire una sequenza di questo tipo: andare a vedere effettivamente cosa c'è nella pianta, andare a vedere come viene trasformata a livello dell'intestino, andare a vedere quali sono le effettive concentrazioni circolanti a livello del nostro organismo. E partendo da quelle concentrazioni andare a fare il saggio in vitro. Se io voglio vedere se un certo metabolita secondario è attivo nel ridurre l'ossidazione delle lipoproteine, mi devo mettere non nelle condizioni carbo-carbo, ma nelle condizioni reali. Quindi devo andare a fare, come forma preliminare, un test in vitro in cui lavoro alle concentrazioni che effettivamente sono raggiungibili nel mio sangue, perché solo in quella maniera riesco ad avere un risultato che è indicativo di quello che avviene nel mio corpo. Ovviamente limitandoci ai saggi in vitro, se voglio fare una prova in vivo dovrò invece tenere conto che la variabilità delle persone è molto grande e che quindi dovrò specificare che la risposta è valida solo per quel tipo di popolazione, oppure fare quel che vengono chiamati studi multicentro, in cui in continenti diversi e in culture diverse vengono fatti lo stesso tipo di prove. Sinteticamente, concetti chiave da portare a casa: i polifenoli originali sono poco assorbiti e sono eliminati molto rapidamente dal nostro organismo. Quindi, gli studi che riguardano i fitocomplessi così come sono, in questo caso hanno una attendibilità veramente molto molto marginale. Le indicazioni in vitro sono valide solo per tutto ciò che riguarda qualcosa che sta fuori dal nostro organismo, la nostra pelle, il nostro intestino, la conservazione di una crema cosmetica, per il resto non hanno solidità. E in generale i ricercatori dovrebbero rivedere buona parte del design della loro sperimentazione. Al tempo stesso, però, questo ci spiega risposte variabili o a induzione lenta. Ci spiega che, ragioniamo dal punto di vista di chi li vende questi prodotti, io devo, nella situazione attuale, dare per scontato e spiegare, se voglio essere corretto al mio cliente, che alcune persone di fronte alla terapia danno una risposta positiva e altre no, in funzione della loro flora microbica, e che le assunzioni in molti casi prevedono una induzione lenta, quindi somministrazioni molto molto lunghe del tempo, e quindi mantenere una, chiamiamola, fedeltà al trattamento molto regolare prima di riuscire ad avere un risultato tangibile, un risultato reale. E questa è una spiegazione, come accennavo prima, con la medicina ayurvedica, ma vale anche per l'uso del tè o del tè verde nelle popolazioni orientali, la spiegazione per alcune forme di assunzione originale di tipo etnomedico. Possiamo pensare a integratori a base di cataboliti microbici,
questa è un'altra domanda che qualcuno si è fatto, cioè io so che i miei lagitannini vengono trasformati in urolettine, perché non somministro direttamente le urolettine, se sono quelle efficaci. Ovviamente questo ha alcuni aspetti positivi, cioè devo andarli a verificare, ed effettivamente in prove che sono state fatte dal mio collega nutrizionista questo si è osservato, la concentrazione di urolettina che io ho nel sangue somministrando direttamente urolettina è molto maggiore rispetto a quella che ottengo assumendo acido ellagico con l'integratore, ma ovviamente un punto critico, io non sto più somministrando un prodotto alimentare, quella molecola non è presente nell'alimento e quindi esce completamente dal seminato anche normativo attuale che hanno gli integratori alimentari, e quindi come dire, cambia il piano di lavoro. Certo, non è escluso che alcune aziende decidano di farlo se ci sono, se vengono osservate efficaci particolari. L'ultima cosa che vi mostro è un altro esempio che tratta lo stesso aspetto da un punto di vista leggermente diverso, ovvero finora ho parlato esclusivamente della flora microbica come una cosa positiva, cioè come un elemento che modula in bene la nostra salute. Ci sono alcuni aspetti in cui invece lo modula in male, lo modula in negativo. Diete ricche di proteine animali hanno effetti negativi perché nella flora microbica tendono a prevalere microrganismi che trasformano gli scarti metabolici delle proteine in molecole azotate reattive che hanno un feedback negativo a diversi livelli sulla nostra salute. Più io mangio carne, più io stimolo la crescita dei microrganismi che fanno questa reazione, quindi aumento i miei rischi per la salute. Se però all'interno della mia dieta ricca di carne io mantengo una proporzione molto elevata di frutta e verdura, contrasto la crescita dei microrganismi che fanno la reazione indesiderata, facendo crescere microrganismi che non fanno quella reazione. Il risultato è che io inibisco, anziché favorire un'azione favorevole, inibisco una reazione sfavorevole. E questo è quello che si è visto anche il lavoro che è uscito recentemente, adesso mi è venuto in mente in treno ma non ho avuto il tempo di inserirlo, in cui si è osservato che non è cioè il crescente consumo di carne non è l'unico elemento che in maniera forte causa dei problemi a livello di salute, ma il fatto che le spese di questo contenuto di carne l'ha fatto il contenuto in frutta e verdura. In chi mangia carne ma mangia contemporaneamente molta frutta e verdura si ha una compensazione dell'aspetto negativo. In questo caso i polifenoli intervengono in un doppio livello. Uno, quando arrivano nell'intestino favoriscono la crescita dei microrganismi favorevoli. Due, i loro metaboliti intestinali sono in grado a livello dell'intestino di ridurre il danno causato da molecole come la timao, ma anche a livello sistemico sono in grado di limitare il danno che questa produce. Ovviamente se io non assumo polifenoli riduco questo effetto protettivo, e non abbiamo ridotto i polifenoli, e con questo chiudo, soltanto mangiando meno frutta e verdura, ma anche progressivamente eliminando dai nostri gusti alimentari l'astringente o l'amaro. Passando dalle piante selvatiche alle piante coltivate abbiamo progressivamente eliminato o ridotto la presenza di queste sostanze, e quindi non è soltanto una questione di quantità e di frutta e verdura che viene assunta, ma anche di tipologia e di quanto, diciamo, non privilegiamo ma abbiamo sacrificato nelle nostre abitudini alimentari la presenza di frutti astringenti, di frutti amari, che spesso devono queste caratteristiche alla presenza di molti metaboliti secondari di tipo polifenolico. Questi due esempi che vi ho fatto alla fine sono per dare l'idea che ci sono dei passaggi in avanti che si stanno
cercando di fare, ricordando che sempre il rischio di andare a ricostruire qualcosa che poi non succede in realtà è sempre dietro l'angolo, sia per i ricercatori che per chi poi va a fare comunicazione.